Dedicare la sala di Palazzo Broletto a Mino Milani, un luogo della cultura di Pavia, per ricordare un pezzo della città che se n'è andato. Sono Luigi Casali e Antonio Sacchi, amici di una vita, a chiedere all'amministrazione di non dimenticare quanto fatto da Mino Milani nella sua lunga carriera. Pavia non può ignorare Mino Milani e quanto ha rappresentato per Pavia. Quindi sì, un luogo della cultura sarebbe, credo, la risposta giusta della città per ricordare un uomo come Mino Milani. Quindi spero che il comune di Pavia pensi a un tipo di soluzione di questo genere, sostanzialmente, una sala del comune o una sala del Broletto, per esempio, potrebbe essere sala Mino Milani, perché direi che credo sia un dovere, ecco, per il Comune di Pavia ricordare il Mino almeno in questo. Sarei assolutamente d'accordo, anche se questi sono, come dire, dei passaggi che competono all'amministrazione nella sua interezza, insomma. Ma certo sarei d'accordo anche per quello che ho detto prima, lo ricorderanno in questa città i cittadini, le strade e i monumenti. Ma queste sono soprattutto le ore del dolore e anche dei ricordi. Tanti ne hanno da raccontare, sia Luigi Casali che Antonio Sacchi. Mino Milani era un carissimo amico, io l'ho conosciuto nel 1973. Ci vedevamo tutte le settimane praticamente per vedere un film d'avventure, perché lui amava l'avventura, si parlava sempre di queste cose, si parlava tanto di storia, si commentavano anche i fatti politici, sia della città che del mondo. L'ho visto l'ultima volta il 3 di febbraio, quando siamo per il suo compleanno, con tutta la famiglia. E poi ovviamente l'ho seguito in questi giorni. Purtroppo Mino non c'è più. Mino non c'è più è un vuoto, lascia un vuoto tremendo. Ho due ricordi personali. Con la amata moglie Antonella veniva spesso al Fraschini quando io ero lì e a volte consumavamo qualcosa al bar del teatro. Ci divertivamo a mettere insieme i capitoli di un romanzo ipotetico intitolato Jenny delle Steppe, riferito alla nonna di Antonella, Jenny Creshman, famosa economista tra l'altro, che veniva dalla lontana Russia. Soprattutto grazie ad Angelo Stella abbiamo fatto una serata omaggio per i suoi 80 anni al Fraschini. Piacevolissima, indimenticabile. Io credo che di lui resterà l'avventura, la fantasia, il cuore.